Padri cinematografici, allora, David Lynch, mio padre, il primo Robert Zemeckis sicuramente, che è quello che mi ha dato proprio innata i geni, il datore di genere, genitore cinematografico Robert Zemeckis, Lynch, Kubrick, Milos Forman, Spielberg. E direi anche italiani, Dario Argento. Dario Argento. Sono un fan dell'horror da quando ero bambino, adesso meno, però quando ero bambino avevo questa voglia matta di spaventarmi perché mi annoiavo. Vivevo in una città molto, molto calma, molto tranquilla, una cittadina. Gli horror erano l'opposto di quello stile di vita lì, quindi io provavo qualcosa di nuovo guardandoli. Vedevo che la realtà poteva essere anche molto più cattiva, però comunque è uno spavento Relativo, ah, per te. controllato per me, perché comunque è un film, capito? Quindi sei comunque tranquillo. Ovvio che se tu tutti i giorni vivessi l'esperienza di un horror senza morire, comunque dire sì, no, io non voglio avere paura. Mi Lo è considerano piaciuto il nuovo. molto Midsommar. A me piacciono gli horror, infatti più che horror, a me piace il thriller, il giallo. Dario Argento mi piaceva quando faceva appunto Profondo Rosso, non meno quando faceva Suspiria, anche se Suspiria è bellissimo. Però mi piace l'horror verosimile, cioè l'horror in cui succedono, o il thriller in cui succedono cose possibili, non soprannaturali. E quindi non so neanche se si può definire horror, però sì, Ari Aster, Midsommar mi piace per quello, Ereditaria è perché uguale, sì. no, perché Hereditary c'ha un elemento paranormale Paranormale, però che non mi piace. l'ansia che tu vivi con il battito, la colonna sonora è perenne, un battito cardiaco perenne, secondo me ti crea quell'ansia che dici tu, anche se magari c'è un'incursione Sì, paranormale in c'è qualche uno modo. stile bellissimo che poi su Midsommar si ripropone, però il soprannaturale un po' mi disturba, sì. Mi piacerebbe molto fare un horror, è tra i miei progetti, un horror magari psicologico, un horror veramente crudo, pesantissimo, cioè mi affascina tantissimo il genere, la possibilità di esplorare questo mondo, anche un horror comico. In parte l'ho Eh sì, fatto con infatti. The Generi, ho fatto la seconda puntata di The Generi, che è un finto horror. Sicuramente regista Eh beh. farei. Potrei essere. Potrei. Perché se io faccio un horror e magari faccio un ruolo riuscitissimo e anche cattivo, dalla parte del cattivo, perché io mi vedo così, non so perché, No, cioè fare il buono, che la vittima negli horror, mi sento inadatto a fare quel tipo di ruolo lì, o quello che ha paura, mi vedo più come carnefice, o come, ancora a me, peggio, come carnefice che non vorrebbe esserlo. No, un uomo buonissimo che però si ritrova a uccidere le persone per qualche un motivo. uomo col lato oscuro. Sì, ma sì, oppure che deve farlo per forza, è costretto, oppure che non dà di matto e lo fa. Si ammala psicologicamente. Mi piacerebbe trattare. Secondo me quelli fanno davvero paura, perché quando lo vedi dici, sarebbe possibile una cosa del genere. Quindi dopo libro facciamo l'horror. Libro horror facciamo. Libro horror. È un mix, un libro horror. No, adesso sto lavorando a un altro film che non è horror, però è diverso, è un po' rispetto agli altri, è più realistico come tono di voce, meno grottesco. Sto lavorando da 2 anni, un anno e mezzo più o meno, perché sono molto esigente, sto cercando di fare qualcosa che mi soddisfi appieno e voglio cambiare un po' stile, Più quindi un maturo, diciamo, in qualche po' più modo. maturo, un po' più cinematografico, che abbia più senso come opera cinematografica.